L'incontro con il professor Dionigi ha concluso l'edizione 2020 di Reflex, parole che allungano la vita, è il titolo del suo ultimo libro. Io parto, professore, dalla prima domanda che è stata rivolta a lei questa sera: perché le parole allungano la vita? Ma non siamo noi arrivati oggi con le nostre parole che facciamo la storia. Le nostre parole hanno un'origine, una storia lontana, soprattutto noi occidentali, e le abbiamo ereditate dai greci, dai latini. Quando parliamo di tempo, di cosmo, e di tecnica, di uomo, usiamo parole latine e greche, primo punto, per questo vengono da lontano. Poi le parole hanno un preciso volto, un preciso significato, e noi purtroppo ce lo dimentichiamo. Pensiamo alla parola uomo, la parola, questa figura, questo essere così tremendo, così meraviglioso e tremendo, l'uomo il cui destino è sempre imprevedibile. Ebbene, la parola uomo non è scritta nel cielo ma in terra, deriva da humus, da terra. Pensiamo alla parola maestro e ministro, ad esempio. Noi oggi abbiamo dimenticato l'importanza dei maestri, il maestro di scuola elementare, il maestro di vita. E invece facciamo una grande esaltazione dei ministri, ma se andiamo a vedere il valore delle parole, il maestro era colui che aveva un ruolo principale, era il celebrante principale, che aveva due servitori che erano i ministri, e i ministri oggi dovrebbero essere i servitori. Il nostro paese, abbiamo capovolto i maestri coi ministri. È stata una scommessa riproporre Reflex durante il periodo estivo e dopo un periodo di lockdown. Comunque, come la prima edizione, noi con grande soddisfazione, insomma, vediamo anche questa sera che c'è un grande consenso di pubblico e di qualsiasi età. Del resto Reflex è nata proprio da un'intuizione dell'assessorato alla cultura, sicuramente da un proficuo incontro con i luoghi della scrittura, e ci ha regalato sia nella versione 2019 ma in questa nuova versione 2020 delle istantanee meravigliose, e delle istantanee veramente di autori che hanno lasciato una grande testimonianza nel nostro territorio.